Buonasera, grazie per l'invito. Aspetto un attimo il computer, ho bisogno di alcune slides. Tutto a posto? Ok, mentre cercano di far partire la macchina, faccio una breve premessa. Dunque, siamo stati recentemente, come società civile, dei paesi avanzati, siamo stati sotterrati da affermazioni... Non si sente? Ok. Dicevo, siamo stati letteralmente inondati in anni recenti, direi gli ultimi 48 mesi, di affermazioni varie e controverse sull'impatto che avrà l'automazione, l'intelligenza artificiale e la robotica sul lavoro. Allora, io sono di mestiere, faccio il fisico, sono scienziato, mi occupo di nanotecnologie recentemente molto, molto applicate alle macchine intelligenti, alla robotica, all'intelligenza artificiale, e è ovvio che uno dei problemi che noi ci poniamo è dove porta tutto questo. Sono chiari i vantaggi, spesso non sono chiari gli svantaggi e i pericoli. La situazione ad oggi è molto giovane. Pochi mesi fa, metà del 2016, guardate, non vedo io, quindi credo non vediate nemmeno voi, per cui leggo fondamentalmente quello che c'è scritto sulle slides. Dicevo, negli ultimi mesi del 2016 la Casa Bianca, attraverso il suo Office of Science and Technology, quindi un gruppo di tecnici, ingegneri, eccetera, ha fatto un documento per studiare l'impatto dell'intelligenza artificiale sul futuro della società. E ne è uscito un modello prettamente americano. Viva la Silicon Valley, oh che bella l'intelligenza artificiale, risolverà tutti i problemi del mondo, saremo tutti più contenti. Non è che ci fosse da aspettarsi molto di diverso, soprattutto dopo aver visto che Twitter in borsa è diventato un oggetto da 19 miliardi per poi cadere un anno dopo. E adesso? Queste tecnologie, va bene. Allora, dicevo, quindi la Casa Bianca fa un documento a metà 2016 sull'impatto dell'intelligenza artificiale sui sistemi produttivi e sulla società moderna, lo fa scrivere a dei tecnici ed è un modello un po' Silicon Valley oriented, viva l'intelligenza artificiale, ci risolve tutti i problemi. Sono 200 pagine, leggetevelo, è sul web, è interessante. L'Europa fa fare uno studio analogo, però non a un ufficio di Science and Technology, ma ad una commissione degli affari legali, modello tipico europeo versus americano. Io non mi esprimo su chi sia meglio, mi esprimo sulle differenze genetiche di due popolazioni che sono separate da un oceano, e questo European Parliament Committee per gli affari legali fa un'analisi molto approfondita dell'impatto della robotica sulla produzione, quindi un modello molto germanico, no? Automazione, industria 4.0, e c'è una certa promiscuità fra ciò che è un robot e ciò che è una macchina intelligente. Le due cose, vedremo fra un attimo, non sono assolutamente sovrapponibili. In tutto questo gli inglesi, che sono sempre un pochino più british, no? Si distinguono, non mi sentite? Ragazzi, io fra un po' me lo mangio. Ok. In tutto questo gli inglesi hanno fatto un loro studio ad aprile 2016 che molto pragmaticamente ha ripercorso delle definizioni, sostanzialmente asserendo che la persona è responsabile legale di un robot e va sempre identificata. Poi il robot è un artefatto e deve essere chiaro che non si debba confondere con un essere umano, tutta una serie di cose che sostanzialmente normano, regolano il rapporto fra l'uomo e la macchina quando la macchina è antropomorfa. Possiamo andare avanti per piacere? Grazie. Allora, qual è il rapporto fra uomo e tecnologia su cui noi ci dovremmo basare? Non si deve temere ciò che non si conosce, lo si deve studiare, e questo è il momento giusto per parlare di queste cose, quindi ringrazio gli organizzatori per avermi dato questa opportunità di raccontarvi un punto di vista diverso su queste tematiche. E secondo, ricordarsi che ogni azione ha una conseguenza. Questa è una roba che ci dimentichiamo spesso, da quando non differenziamo l'immondizia a quando riteniamo che certi processi portino solo benefici oppure portino solo catastrofi. In realtà ogni tecnologia porta pro e contro, e non necessariamente le due cose avvengono nello stesso tempo. Ricordatevi l'amianto: per 40 anni ha risolto i problemi dell'edilizia, dal 41esimo anno in poi è diventata una catastrofe, e questo è frutto dell'ignoranza, è frutto del fatto che qualcuno non ha saputo parlare e discutere queste cose quando avvenivano. Purtroppo la tecnologia moderna si dice deceptive, cioè è subdola, ci entra nelle tasche quando ancora noi non abbiamo capito che c'è entrata in tasca, e poi ci accorgiamo che è troppo tardi per arginare dei fenomeni sociali. Quindi è bene che se ne parli. Allora, che vuol dire oggi robot? Vorrei farvi una distinzione molto semplice. Ci sono macchine che attuano lavoro, la ruspa,
sposta le cose, no? Fa delle robe che noi potremmo fare con le braccia, ma queste macchine fanno queste cose in maniera più efficace dell'essere umano, cioè aumentano le performance dell'essere umano. Non ci spaventiamo di queste macchine, no? Perché tutto sommato le abbiamo sempre viste lavorare nei cantieri e la cosa non ci ha mai posto il problema che ci potessero rubare dei posti di lavoro, anzi ci hanno permesso di aumentare la produttività, costruire case più in fretta, svangare terreni e così via. Poi ci sono delle macchine che anche queste hanno un corpo, cioè sono in grado di fare della roba, di muoversi, che però sono dotate di intelligenza. Queste sono quelle che ci fanno paura, no? Perché non solo sono in grado di muoversi come noi, la ruspa si muove come noi anche meglio di noi, ma sono anche in grado di pensare. Questo come specie ci sentiamo minacciati. Sono le macchine intelligenti, si parla di macchine autonome, automobili che guidano, che quindi sono in grado di muoversi, di decidere dove andare per conto nostro, di umanoidi, ne vedrete dopo alcuni. Poi ci sono le macchine, si dice non embodied, cioè senza corpo. Queste macchine non attuano lavoro. Finché si chiamano computer non ci fanno paura. Siamo abituati ad avere il computer in casa, non abbiamo mai avuto paura del computer. Ci comincia a far paura quando questa macchina è in grado di fare conti e calcoli non solo molto più rapidamente di noi, questo già lo fa. Un computer fa milioni di operazioni al secondo, però li fa su un problema solo. Noi ne facciamo un po' di meno, ma siamo in grado di lavorare su tanti problemi. Allora, anche qui bisogna capire se si sta parlando, quando si parla dell'impatto sulla workforce, cioè sulla forza lavoro, di macchine che hanno corpo e che sono intelligenti, quindi per esempio un umanoide in grado di decidere, e questo è un problema serio, perché queste sono macchine capaci di sentire, di pensare, di decidere, e se fanno un errore e violano una regola, oggi noi non abbiamo delle normative, non abbiamo un sistema regolatorio in grado di decidere cosa si fa quando una macchina che è capace di intendere e di volere viola una regola. Oggi noi siamo all'anno zero, su questo non sappiamo cosa fare. Prendete un codice penale, un codice amministrativo di qualsiasi stato del mondo, troverete tutte le regole, tutte le violazioni. Se c'è una violazione c'è una punizione, nessuno però dei saggi che ha scritto questi codici si è posto il problema che a violare la regola non fosse un essere umano fatto di carne e acqua, come siamo noi, ma fosse una macchina fatta di viti e bulloni e di silicio. Però se la macchina è in grado, grazie alla sua intelligenza artificiale, di fare conti, di ragionare, di prendere decisioni, qual è la differenza? È una frontiera, eh? Però cominciamo a parlarne, se no ci ritroviamo con l'amianto intelligente fra 20 anni e non sappiamo come gestirlo. Possiamo andare avanti, grazie. Allora, la verità è che questa roba è successa tante volte in passato. Ci sono state tecnologie che hanno cambiato il nostro modo di vivere e di percepire, il telefono, la televisione, l'aeroplano. Prima le società vivevano e in tutta l'esistenza un essere umano, se gli andava bene, faceva qualche centinaio di chilometri. Diventato l'aeroplano un mezzo di trasporto, abbiamo cominciato a girare il mondo. Un giorno ci saranno le astronavi, cambieremo pianeta. Il telefono ci ha consentito di parlare in tempo reale con chiunque volessimo, a qualsiasi distanza. Poi c'è stato il telefono mobile, che è diventato una specie di espansione, di estensione delle nostre capacità comunicative. Cosa è successo però? Che tutte le tecnologie che abbiamo visto esplodere, dall'aratro al motore a scoppio, eccetera, hanno avuto circa un secolo per essere stabilizzate e metabolizzate. Cioè l'uomo ha preso le contromisure. Non è che l'aratro non abbia fatto perdere posti di lavoro, o la macchina a vapore non abbia fatto perdere posti di lavoro, o il telefono non abbia fatto perdere posti di lavoro. Queste tecnologie ne hanno fatti perdere tanti di posti di lavoro, ma in tempi sostenibili. La cittadinanza, l'uomo, l'essere umano si è adattato, è riuscito a metabolizzare queste tecnologie e in un certo qual modo è riuscito intanto a beneficiarne, a entrare nel giro dei servizi che queste tecnologie hanno aperto, pensate alla telefonia per dirne una, e alla fine, dopo tempi lunghi, il bilancio è stato positivo. E quindi noi abbiamo mediamente una certa fiducia nella tecnologia come motore di sviluppo e di progresso. Quindi che cosa è cambiato? È cambiato che mentre in passato ci voleva un secolo e poi 50 anni e poi 40 per una nuova tecnologia per diventare pervasiva, qui 20 anni fa ridevamo quando vedevamo questi burini con la valigetta a forma di telefono, no? Che parlavano e facevano ridere, e oggi ce ne abbiamo 2 addosso, 3, usciamo senza telefono e ci sembra di essere nudi perché non abbiamo i social, non abbiamo email, cioè, il telefono è diventato quasi inutile, è tutto il resto dei servizi che ci fa sentire nudi. La corsa di questa tecnologia, l'espansione, è stata troppo rapida e voi non ve ne siete ancora accorti, ma l'intelligenza artificiale è andata ancora più veloce.
Quindi il cammino che porta una macchina che ha capacità attuative più forti delle nostre, quindi più forte di noi, e che in più ha capacità mentali comparabili alle nostre, è molto più rapido di qualunque tecnologia noi abbiamo visto in passato. E quindi c'è qualcuno che comincia a dire: se avessimo un secolo per creare una coesistenza, una società mista di umani umanoidi, ok, potremmo ragionarci, ma qui si parla di 5 anni, di 10 anni. E cosa facciamo? Allora, il troppo ottimismo porta alla cecità, il troppo pessimismo porta all'immobilità. È ovvio che qui bisogna ragionare con cognizione di causa sul pro e contro e sapere sin d'ora che cosa fare. Quindi io vorrei lasciare alcuni messaggi che sono messaggi su cui meditare, non è nulla, è il contributo di un ricercatore, di uno scienziato che però da padre di 3 figli e da gestore di 1600 persone, che sono le persone che lavorano nel mio istituto, si deve anche porre il problema di qual è l'impatto sociale di ciò che stiamo facendo. Possiamo andare avanti un attimo? Allora, la curva dell'evoluzione tecnologica è diventata maledettamente esponenziale, cioè in 10 anni succede quello che è successo negli ultimi 5.000. Andiamo pure avanti. Questo che vedete è un diagramma che è veramente scioccante. Questa è la popolazione del pianeta dal 2000 a.C. a questo secolo. Per essere molto chiari, per 4.000 anni non è successo nulla. Su questo pianeta c'era più o meno 1 miliardo di persone. L'acqua bastava, il riso bastava, c'era terra per tutti, ci si poteva pure sparare qualche colpo di pistola o qualche freccia di arco andando a conquistare le terre altrui, ma insomma, tutto convenzionale. Negli ultimi 50 anni, che su 5.000 sono una frazione, l'1%, il niente, questa cosa, purtroppo, essendo una progressione geometrica legata all'incremento, diciamo, naturale, è esplosa e ci siamo ritrovati ad essere 7 miliardi oggi e probabilmente 10 miliardi nell'arco di 30 anni su un pianeta che è progettato per ospitare 3 miliardi di persone. Il limite fisiologico del nostro pianeta è 3 miliardi. Volete sapere perché? Perché oggi l'umanità consuma 2600 chilometri cubi di acqua dolce per tutto, dalla produzione industriale alle docce a tutto quello che utilizza acqua. 2600 chilometri all'anno di acqua dolce, ad occhio e croce deve essere una vasca cubica con un lato di 14 chilometri, immaginatevi una roba del genere, piena d'acqua. Questo è quello che noi produciamo. Il problema è che non basta. E se continuiamo a crescere, vogliamo continuare a crescere al 2% di PIL ogni anno, dove è possibile, e se continuiamo a mantenere paesi in via di sviluppo rapidissimo come i BRICS, la Cina, eccetera, la previsione è che si possa arrivare a 4.000 km cubi di acqua dolce ogni anno. Questo è un esempio, ma vale per il riso, vale per la terra occupata. Abbiamo occupato l'11% della terra, possiamo arrivare al 15%, poi non c'è più spazio nemmeno per le coltivazioni. Capite? E non basta, è una famiglia che cresce troppo e l'appartamento è troppo piccolo. Bene, mentre succedeva questo, e qui diciamo la mia collega, essendo una statistica, la sta già traducendo in percentuali di danno, di conseguenze, eccetera, sta succedendo qualcos'altro. Cioè, la popolazione in 50 anni è cresciuta più che in 5.000 anni. È ovvio che il sistema è totalmente squilibrato. Nessun fenomeno in natura nell'1% del tempo aumenta di più di quanto ha fatto diciamo nel 100% che c'è stato prima. Nel 2014 la tecnologia ha prodotto più transistor che la natura chicchi di riso. Allora, qualcuno di voi ha un'idea di quanti transistor ci sono nel telefonino che avete in tasca? Ci avete tutti un telefonino, no? Ok, sapete che la CPU del vostro telefonino, il chip, c'ha circa 1 miliardo di transistor, che sono oggetti piccolissimi fatti di silicio, che si producono con acqua, perché c'è un processo industriale, si usa il silicio, le camere pulite, serve acqua di produzione, eccetera. Nel 2014, per la prima volta, l'umanità ha prodotto più oggetti artificiali, transistor, quindi internet, telefonia, eccetera, che la natura chicchi di riso. Ma vi dirà qualcosa, no? questo salto epocale che è passato totalmente inosservato. Io sento parlare di qualunque cosa tranne che di questo, che è devastante, perché c'è più artificiale che naturale. Ogni 2 anni noi produciamo più dati di quelli prodotti nei 50 anni precedenti. E voi dite: chi se ne frega? No, il dato costa, perché quella massa inutile di informazioni che facciamo circolare su internet, sui social, ci scambiamo le foto, ci scambiamo i messaggini, no? Ci facciamo i partiti, tutto quello che vogliamo, ogni dato ha un costo energetico, sono watt, non sono chiacchiere.
Ed ecco che per far girare internet un giorno servono 2 settimane della potenza elettrica di New York. Ma l'energia non è gratis, la dobbiamo produrre. E poi ci lamentiamo del COX, dell'NOX, no? Di tutto quello che succede. Allora, il dato è la nuova valuta. Chi possiede i dati possiede l'energia per farli circolare e manipolarli, e soprattutto possiede l'informazione per vedere le decisioni e prendere le decisioni prima. Allora, questa roba qua è il frutto della telefonia, di internet, della nanotecnologia, di cui io sono anche, se volete, uno dei modesti contributori. Mi pongo il problema se ho indirizzato le mie energie bene. Certo, se mi dite che il dato è il dato genetico dei cittadini per fare la medicina di precisione, prevedere cancro e neurodegenerazione, allora dico che ho fatto bene. Onestamente, se lo stesso bit non è per la precision medicine, ma è per scambiarci le foto sui social, o il dark web, che è ancora peggio, ecco, allora lì mi pongo il dubbio. Come sempre, la tecnologia è neutra, la tecnologia non ha colpe, la tecnologia dà prospettive e possibilità di distruggere. L'uomo è quell'imbecille che distrugge, o quella persona illuminata che usa bene la tecnologia per il futuro. Noi, voi, dovete discutere questo, perché questo vuol dire educare le prossime generazioni dei nostri figli ad essere coscienti di quello che sta succedendo. Perché oggi a scuola, io ho 55 anni, ho fatto 4 volte le guerre puniche. Mio figlio di 23, ingegnere chimico, lavora in Svezia, ha fatto 4 volte le guerre puniche. Mio figlio di 19, studia chimica a Genova, ha fatto 4 volte le guerre puniche. Mio figlio di 8 ha fatto per la prima volta le guerre puniche in questi giorni, che è appena iniziata la scuola. Ma dico, ma andiamo avanti con le guerre puniche? E qua io sono partito, non che io ce l'abbia con le guerre puniche, però io sono partito che non c'erano i computer quando studiavo. Mio figlio di 23 è generazione tastiera, mio figlio di 19 è generazione PlayStation, cioè più tasti che dita, perché la tastiera era pensata uso 10 tasti e 10 dita, la PlayStation è 12 tasti con 4 dita, quindi è super evoluzionista. Mio figlio di 8 è touchscreen. Lui una roba di vetro, fa così, papà la televisione è rotta perché non si muovono le immagini. No, è una televisione. Allora, noi stiamo sbagliando questo. E allora, il primo messaggio che io vorrei lasciare a voi che vi occupate di cose sociali, ma vi prego di farlo pensando che siete genitori, è: l'innovazione va metabolizzata, la società è con un cervello, è un modello neurale, cioè noi dobbiamo scambiarci l'informazione perché siamo un cervello globale, dobbiamo metabolizzare l'innovazione, se non la metabolizziamo non capiamo cosa ci stanno mettendo in tasca, e ve lo dice uno che peraltro fa queste cose piccole piccole che vi mette in tasca, quindi insomma io stesso ogni tanto mi pongo il dubbio. Secondo messaggio, semplicemente perché siamo passati dal pulsantino, che è una resistenza, al touchscreen, che è un condensatore, la Nokia chiudeva. Semplicemente perché siamo passati dal nitrato di argento delle foto alla camera CCD digitale di silicio, chiude la 3M, il colosso della fotografia. Cioè qua in 10 anni, roba che faceva mezzo PIL della Finlandia, ha chiuso perché qualcuno ha detto, sai che c'è, invece del pulsantino, che è una resistenza con una molla, mo ci metto un bel condensatore piano, ci passo il dito, è sempre un interruttore, ma siccome funziona diverso, cambio la tecnologia. E lì i PIL dei paesi vanno giù, 6.000 posti di lavoro che zompano da una parte all'altra. Ecco perché serve un cittadino informato. Allora, questa roba qua deve essere fatta investendo sul cittadino. Io mi permetto di dire, una frase non mia, che investire nell'intelligenza, sia essa naturale che artificiale, è sempre un ottimo investimento. E questo in qualche modo vuol dire che noi dovremmo cominciare a 6 anni a dare coscienza dell'innovazione ai nostri figli. Allora, siccome questo costa, e io sono il primo a sapere che costa, e avendo 3 figli, seguiti i miei 3 figli nella scuola, mi sono anche posto, come si fa con un insegnante che all'età mia si è laureato nell'85 e adesso pretendo che questo povero... No, io sono figlio di un insegnante, mia mamma insegnava filosofia, quindi cioè, l'ho vissuto a casa. Ora, con la filosofia, grazie a Dio, è un po' più facile perché i colossi erano prima, però l'insegnante di chimica, fisica, matematica, povero disgraziato, povera disgraziata, è nei guai, no? Con questo incremento esponenziale. Allora, un istituto come il mio, dove c'è gente da 58 nazioni, il sabato, per 20 settimane l'anno, un programma che stiamo preparando, vorrebbe invitare nell'auditorio tutti i docenti delle classi scientifiche, noi facciamo scienza, poi c'è la parte umanistica che fa lo stesso, per raccontare cosa sta succedendo nei laboratori. È una forma di learning sul campo, dove i docenti potrebbero venire addirittura hands on a mettere le mani nei laboratori, seguendo le cose più nuove in settori che poi raccontano ai nostri figli. È gratis.
Non costa niente. Immaginate se tutte le università, i CNR, noi e tutti i colleghi facessero questo sui, con i professori, i colleghi delle scuole. 20 sabati all'anno, non è molto, ma è sufficiente a un docente, che è comunque una persona che ha competenze, vedere l'ultima generazione di computer, l'ultima generazione di chimica, l'ultima generazione di intelligenza artificiale, e la racconterà ai nostri figli. Questo è un modo di fare aggiornamento in una catena alimentare gratuita su base volontariale. Riflettiamoci, è un processo che noi stiamo attivando come istituto, però in Liguria è più facile perché siamo quattro gatti su scala nazionale. Se il Ministero poi dell'Istruzione riconoscesse questo come credito formativo al docente, questa sarebbe una bella differenza. Ok. Il terzo messaggio che vi volevo lasciare è: ma bisogna essere catastrofisti o entusiasti? È ovvio che non c'è ideologia nelle macchine, bisogna solo parlarne. Puoi andare avanti, scusa se... Ecco, allora, guardate un attimo, prima lo diceva Linda Laura Sabbadini quando ci ha raccontato un po' delle statistiche del lavoro. Questi sono dati abbastanza aggiornati, no? Quello che sta succedendo adesso è il declino della routine. La percentuale di popolazione che svolge lavori routinari, di routine, sia di tipo ufficio che di tipo manuale, dall'88 al 2014 è in decremento. E questo è sempre successo, perché ripeto, il treno ha tolto dei lavori routinari, l'aratro ha tolto dei lavori routinari, però su tempi lunghi ne ha aperti anche altri. Cosa sta succedendo? Che nell'arco di 10-12 anni i lavori routinari sono calati, lavoro in ufficio, lavoro segretariale, lavoro ripetitivo in azienda, no? Il robottino che mi fa la cosa meglio di me, più rapidamente di me. Invece sono aumentati quelli che hanno alto importo cognitivo, l'artigiano, perché se mi si scassa il water, il robot non me lo sa aggiustare. Se ho bisogno di uno che mi faccia una pittura standard va bene, ma se io voglio fare una decorazione in casa, voglio fare un oggetto particolare, il robot non lo può fare. E ovviamente c'è tutta la parte cognitiva basata sulle conoscenze, la società della conoscenza, che però è quella che costa di più pro capite, perché devo portare il cittadino ad essere molto avanzato. Possiamo andare avanti? Se voi chiedete, questo è un sondaggio, credo sia World Economic Forum, grandi aziende nel mondo, i lavori del futuro, c'è un sondaggio sulle strategie industriali per il futuro del lavoro, cosa dicono tutti i gruppi sostanzialmente in maniera unanime? Il 65% delle aziende intervistate in tutto il mondo dice la cosa più importante per il futuro è investire nel reskilling, cioè nell'aggiornamento, dei lavoratori. Perché? Perché la tecnologia va avanti così veloce che io mi prendo un ingegnere dopo 5 anni un dinosauro. Non dopo 50, dopo 5. Allora, io sono partito come fisico. Adesso lavoro in settori che vanno dalla biologia alla medicina, eccetera. Ieri, per la prima volta nella mia carriera, io ho assunto un dottorato in legge. Cosa che non potrei fare all'università per gli sbarramenti disciplinari, ma all'IT lo possiamo fare perché siamo fuori dalla funzione pubblica, posso dirlo poi. Perché? Perché io ho un progetto. Perché c'è un progetto, scusate. Il progetto qual è? Il robot umanoide di IT, che forse avrete visto un po' in giro, eccetera, è la piattaforma umanoide più diffusa al mondo. Quasi tutti i lavoratori di robotica al mondo lavorano con la nostra macchina intelligente. Noi ci stiamo ponendo un problema. Quali sono i termini etici e regolatori di una macchina che comincia a interagire con gli umani e che probabilmente fra 10 anni avremo in ospedale, in segreteria, per sostituire lavori di routine? Allora, di grazia, io non capisco nulla di legge, se non che non devo rubare, non devo uccidere, eccetera, eccetera. Vado a prendere un esperto, e mi serve però un esperto che abbia voglia di parlare con uno come me, che si intende di viti, bulloni e resistenze, che ha già reclutato il medico, perché per far muovere il robot come me io ho bisogno di uno che conosca il corpo umano, ha reclutato l'informatico, ha reclutato l'ingegnere dei materiali, ha reclutato lo psicologo, perché ci sono dei problemi di interazione uomo-macchina fondamentali. Ecco, questa è la nuova cultura. Investire nel reskilling del mio lavoratore, 65% dei voti da parte delle aziende, vuol dire che le aziende l'hanno capito. Perché poi si ritrovano dei mattoni come me a 50 anni che sanno la meccanica quantistica e che sono completamente inutili. E quindi l'investimento. Ma questo vale per la società anche? Anche noi come società dobbiamo reinvestire sul cittadino. Il cittadino deve essere in continuous learning, aggiornamento costante. Siccome costa, facciamolo con una catena volontaria, tipo quella che dicevo prima, era un esempio. Però può funzionare. Andiamo avanti. Altra cosa.
chiesto sempre World Economic Forum, sondaggio sugli ostacoli al cambiamento in ambito industriale. 51% delle aziende nel mondo dicono: abbiamo scarsa comprensione dei cambiamenti troppo rapidi. Lo dicono le multinazionali, cioè quelle che di solito i cambiamenti li guidano. Secondo motivo, 50%, ci sono ovviamente dei constraint, delle limitazioni di risorse, i soldi. E vabbè, questo è sempre vero, non serviva il World Economic Forum, non bastano mai. Ok, possiamo andare avanti. Quindi il quarto messaggio è che è vero che noi con queste tecnologie dobbiamo rieducare il cittadino, farlo crescere, apriamo nuove opportunità, ma il vero problema è che siccome tutto cambia troppo in fretta, noi ci siamo ritrovati a un punto che mentre prima veniva la macchina, il contadino perdeva il posto come contadino, ma lo potevi più o meno rimpiegare come magazziniere, oggi chi perde all'età mia il lavoro non lo puoi rimpiegare come ingegnere memory manager o ingegnere elettronico che fa internet ultraveloce, perché purtroppo con i tempi così ristretti che ci sono serve uno skill, cioè un'esperienza troppo elevata per fare il passaggio e ricondizionare, no? Riqualificare il cittadino e il lavoratore. E allora, quali sono i nuovi profili? L'infermiere in futuro sarà sostanzialmente un ingegnere digitale, è uno che deve manipolare dati in big data. La home care, servizi alla terza e quarta età, se andiamo verso i 110 anni, non è che prendiamo la badante rumena purtroppo, dobbiamo prendere uno che ha veramente delle competenze pazzesche sulla gestione di un corpo umano di 100 anni. Architetti digitali, chi controllerà i cloud? Oggi non esistono queste cose, ma fra un po' ci serviranno. Il memory manager, quando noi avremo il 12% della popolazione malata di neurodegenerazione, il memory manager sarà il primo tipo di assistenza individuale al malato. Gli architetti dei materiali, si farà tutto con 3D printing, compresi gli organi interni del corpo umano. Chi le fa queste cose? Oggi non esiste la figura professionale. Il problema è che questi non li ricicliamo da chi ha perso un lavoro a basso skill oggi. Quindi dobbiamo investire sulla formazione di questa roba qua. Perché sennò, altro che settima, ottava potenza mondiale, ci ritroveremo qua fra 20 anni e saremo una cosa da ridere. Andiamo avanti. L'ultima cosa che volevo dirvi, chiedo scusa, quanto... No, vado, cioè, se questi mi ammazzano, sennò... 5 minuti, ok. Allora, l'ultima cosa che volevo dirvi era, il problema di cui abbiamo parlato è locale o è globale? Allora, noi siamo un paese ricco, diciamo, fra i primi 10-15 al mondo, e ci poniamo il problema, che è un problema di lusso, di dire che siccome cresce la tecnologia, cresce l'automazione, perdiamo i posti di lavoro, ah che palle, viviamo sino a 100 anni perché qua la vita si è allungata, e ora che facciamo con la terza età, c'è tutto il problema del welfare. Oh, ma ragazzi, ma c'è il resto del mondo che magari avesse problemi di welfare, quelli non campano sino a 45 anni, eh? Cioè, noi abbiamo il lusso di poter discutere questi problemi perché la nostra vita media aumenta di 3 mesi all'anno. Facciamo parte del gruppo dei fortunati di questo piccolo pianeta. Ma ci sta 70% della popolazione terrestre che vorrebbe avere questo problema, ma ne ha un altro, non gli basta l'acqua, non gli basta il mangiare. Allora, ciò che per noi è un problema locale, cioè la perdita della forza lavoro, eccetera, in realtà se lo andate a vedere a livello globale, paradossalmente potrebbe essere un'opportunità. Questa che vedete qui, questa mappa, è l'indice di sviluppo umano, è una roba fatta da economisti, però è molto interessante. Allora, è data dal prodotto degli anni di scolarizzazione per il PIL pro capite, per il reddito, sì, per il PIL pro capite, anni di scolarizzazione e un'altra cosa che non mi ricordo perché sono completamente fuso e non si legge. PIL pro capite, anni di scolarizzazione, ah scusate, aspettativa di vita, ecco, che, quella che vi dicevo prima. Quindi, un paese dove si vive a lungo, il PIL pro capite è alto e ci sono tanti anni di scuola, è tipicamente un paese di questi, come il nostro, ricco, dove si vive bene. Quindi, quando questo indice di sviluppo umano è 1, su quella mappa è il colore marrone scuro, siamo in un paese civile. Se un marziano atterrasse in uno di quei posti, direbbe, ah, questo è un pianeta avanzato. E ovviamente sono America, Europa, Giappone, l'Australia è quasi vuota, ma c'è anche lei. Adesso, dalle altre parti, l'indice di sviluppo umano è basso. Vedete in questo plot che ho fatto, è la zona dove l'indice di sviluppo umano è medievale, cioè sono le zone disagiate del pianeta. Prima osservazione, ci sono 29 conflitti sul nostro pianeta in questo mondo, da Boko Haram al cartello della droga, all'ISIS, li conoscete tutti, sono tutti là. Tutti là dentro. E tutti i modi migratori avvengono da là. Tutti. Quella zona lì
è l'origine di 29 conflitti a livello globale e di tutti i moti migratori di cui noi parliamo costantemente. Quindi ditemi se non è collegata alle tre cose che vi ho detto: PIL, industria 4.0, aspettativa di vita, che è sostanzialmente la medicina di previsione futura, e la scolarizzazione, che è quello che dicevamo prima, no? Andiamo avanti. Allora, andiamo avanti. A un certo punto la domanda che noi ci dobbiamo porre è: ma qual è il ruolo della tecnologia e della scienza? È a livello locale di far crescere il nostro PIL del 2%, fregandosene di quello che succede in quella zona lì, quella dei 29 conflitti, o al limite fare un discorso diverso? Io posso accettare un livello di sviluppo leggermente diverso, ma casomai è vero che perdo un po' di posti di lavoro automatizzando una catena di produzione, ma se con questa tecnologia io riesco ad abbassare l'impronta idrica, scusate, sapete tutti cos'è l'impronta idrica? No, ecco, benissimo. Allora, vi vorrei fare una domanda: quando bevete una tazzina di caffè, sapete quanti litri d'acqua sono stati necessari per la filiera che ha prodotto quella tazzina dal momento in cui si impianta il chicco, cioè il seme, a quando bevete? 14 litri di acqua. Una bistecca, che è impronta idrica, quando la mangiate nel vostro piatto? 2500 litri, perché questo è il conto dell'acqua necessaria alla creazione di una zootecnia globale da cui poi viene la vostra bistecca. Quanta acqua vuole il processo per fare questo? Questo è un iPhone 7. Quanta acqua vuole? 5000 litri. Questo certamente non per problemi agricoli, ma per problemi di manifattura. Allora, vi lancio una piccola sfida. Industria 5.0, dove il robot intelligente mi farà perdere qualche lavoro di manifattura, ma mi dimezza l'impronta idrica di qualunque prodotto manifatturiero. Risultato: forse l'indice di sviluppo umano da noi, invece di crescere, di essere 1, diventa 0,98, però là dove 0,47 globale diventa 0,6. Tutto il pianeta si alza. Allora, la mia provocazione, ovviamente è una provocazione, però quello che voglio dire è: se noi continuiamo con un modello da Homo habens, no? L'uomo che ha, dove il robot è una macchina per l'aumento costante della produttività, conta solo la crescita del PIL locale, dove lo sfruttamento è del tipo prima arrivato, prima servito, la Cina c'è il litio serve per le batterie, embargo, ce l'ho solo io. È pazzesco, questo mondo si spacca, è una società a molte velocità. Poi c'è un modello, Homo sapiens 2.0, è un uomo che sa, è una società informata, dove avete robot che ottimizzano processi, robot che sostituiscono gli uomini negli impegni gravosi, pericolosi, usuranti, perché poi non ci lamentiamo delle morti sul lavoro, nei cantieri, nelle tanche, delle navi, nelle miniere ci mandiamo un robot, e qualcosa servirà, no? Quante vite risparmiamo? Crescita del PIL, ma non locale, un po' più globale, con un ministro delle finanze unico, casomai, e in generale una sostenibilità della tecnologia del comparto produttivo. Questo vuol dire che la tecnologia che noi vogliamo può essere indirizzata meglio o peggio, e dal mio punto di vista io la vedo molto più globale che locale. Allora si rivede anche l'impatto della workforce, se in realtà contestualmente voi, grazie a misure di questo genere, riducete delle guerre, riducete le migrazioni, perché anche quelle pesano sul PIL come le perdite dei posti di lavoro, e forse la nostra società ha tempo di metabolizzare la crescita di questa innovazione. È tutto da vedere. Sicuramente se continuiamo come stiamo andando adesso non vedremo bene. Ho quasi finito, l'ultima ancora. Qui vi faccio vedere una foto, ci tengo molto. Quello che vedete adesso è mio figlio, il piccolino, e quell'altro anche, solo che, diciamo, quello di carne e ossa quello di carne e ossa quello di carne e ossa si fa, come sapete, economico, gratis, persino piacevole, se non fosse che poi uno deve essere sposato tutta la vita, ma è un altro discorso. Invece quell'altro c'ha 400 genitori, chimici, fisici, ingegneri, c'è di tutto. La cosa molto carina è che mio figlio, con un pezzo di cioccolata, grazie alla sua struttura neuronale, come ce l'abbiamo noi, per 2 giorni rompe le scatole, non si ferma mai e fa circa 1 miliardo di miliardi di operazioni al secondo. Questo è il nostro cervello ed è acqua, 75% d'acqua. L'altro, quello di metallo, se io non lo collego a un supercomputer grande come questa stanza, che consuma 30 megawatt, come sono i grandi computer di Amazon, diciamo, per intenderci, con i suoi computer di bordo consuma 1300 watt, per 2 ore fa quel che può, poi si spegne ed è veramente limitato. Allora, occhio, vai avanti, avanti. Occhio quando noi, vai avanti ancora. Occhio quando noi rompiamo tanto le scatole con l'intelligenza artificiale. Cioè, l'intelligenza artificiale
è una cosa che c'è ma non c'è, nel senso che ci sono questi grandi computer in grado di sviluppare modelli algoritmici potentissimi, di fare previsioni, può essere ben indirizzato. Avanti. Qual è il punto? Le macchine intelligenti a un certo momento non saranno mai, perlomeno per una decade, dotate di computer sufficientemente potenti come il nostro da poter essere semoventi. Quindi in generale, a meno che non gli mettiamo 30 megawatt di potenza a disposizione, cioè vuol dire che ognuno di questi robot ha una prolunga che va alla sua centrale nucleare personale, alla sua centrale elettrica personale, che non è... Allora, cosa faranno questi oggetti? Saranno collegati al cloud. Quindi ci saranno 4-5 grandi cloud dove c'è tutto il repositorio globale dell'intelligenza delle macchine, e queste macchine saranno con noi in ufficio, a casa, poi discutiamo cosa gli facciamo fare. Allora il punto, io non temo la macchina intelligente, perché mi fa ridere pensare che uno c'ha un robottino alto come il nostro, poi facciamo vedere il filmatino e pensare che quello lì mi fa concorrenza. No, io temo quelle 5 persone nel mondo che possiedono quei 5 computer nel mondo su cui ci saranno tutte le informazioni e tutti gli algoritmi con cui tutti i robot faranno quello che gli diciamo noi. Questo è il vero problema. E adesso mi pare che qualcuno si sia posto il problema di dire: ma questi pagano le tasse, ma cosa facciamo? Cioè, è in mano veramente l'intelligenza globale artificiale, è in mano a pochi. Questo mi preoccupa, ma sapete perché? Perché sono esseri umani a gestirla, perché se fossero macchine mi preoccuperebbe di meno, paradossalmente. Vi faccio vedere l'ultima cosa, perché vi ho parlato del robottino, non ve l'ho fatto vedere. Allora, qui, grazie mille, fai partire questo qua, grazie, ecco. Sì, casomai torno indietro. Ah, perfetto, bravissima, grazie. Ecco, vedete, questo qui per esempio è un esempio di una tecnologia di ultima generazione. Il bambino che vedete si chiama iCub, ora si è fermato. Quella roba nera che c'ha è una pelle artificiale che peraltro può servire per tante cose, che consente al robot di essere sociale, nel senso che se io lo sfioro lui se ne accorge, se lo spingo si sposta, se lo tiro avverte, perché come la pelle capisce qual è il livello di interazione con l'essere umano. La prima cosa che volete nell'interazione uomo-macchina è che la macchina ovviamente in qualche modo reagisca all'impulso fisico come reagiamo noi. Poi lei deciderà quando io tiro se abbracciarmi o eventualmente respingermi, questa è una sua decisione in base a chissà quale algoritmo. C'è tutta una serie di tecnologie che si stanno sviluppando sulla vista, sul tatto, sull'udito, che poi hanno degli impatti enormi, per esempio in medicina. Allora, queste cose c'hanno tanti... Io non vi volevo fare, diciamo, non volevo convincervi di quanto è bella questa roba, perché vi potrei fare infiniti esempi di tecnologie beneficiali, ma non era quello l'obiettivo. L'obiettivo era farvi riflettere su una serie di cose che nessuno dice e che sono un po' borderline fra catastrofismo eccessivo ed ottimismo eccessivo. Io credo si deve investire sul cittadino, sui bambini, e capire che purtroppo il futuro è sempre più knowledge based, cioè è sempre più basato sulla conoscenza. Meno noi saremo consapevoli, meno noi sapremo, meno saremo preparati ad affrontare queste tecnologie che stanno uscendo per via di 25.000, 30.000 persone nel mondo che le stanno sviluppando e che lo stanno facendo in realtà con una genuina curiosità per migliorare delle cose e per risolvere dei problemi. Ma come tutte le tecnologie aprono scenari inquietanti. Quindi se ne deve parlare. E la ricerca non deve essere una roba dell'ultimo minuto in campagna elettorale, e lo scienziato non deve essere come il tartufo, tenuto al buio, gli si dà da mangiare escrementi e lo si vende a peso d'oro al momento opportuno. Questa è una cosa molto importante, perché gli scienziati hanno coscienza sociale e forse, siccome sono abbastanza neutrali di solito, bisognerebbe farli parlare e farsi dire da loro cosa è buono e cosa non è buono, e poi i politici e i cittadini decidono. Grazie per la vostra attenzione.